Si può risparmiare sulla spesa farmaceutica, comprando solo quello che serve, comprando i farmaci monodose, non sprecando i farmaci e buttandoli perché poi ne compri troppi e scadono. Si può risparmiare sulla costruzione degli ospedali. Ho fatto una battaglia straordinaria contro il project financing, perché ci sono i soldi per gli ospedali, ce l'ha detto anche il ministro Grillo quando è venuto l'altro giorno. Ci sono i soldi sul Fondo Sanitario Nazionale per la costruzione di nuovi ospedali, per mettere in sicurezza gli ospedali, per adeguarli sismicamente. E allora la mia domanda è: perché vi ostinate a portare avanti un progetto di finanza per affidare la costruzione e la gestione dei servizi degli ospedali alla Maltauro, che è ben nota alle cronache per grandi scandali su come Mose ed Expo? Perché, se i soldi ci sono, con un progetto che ci costerà molto di più? I soldi ci sono, ma vengono impiegati male. Io sono convinta a questo punto, all'inizio ero convinta che non sapessero cosa fare, che fossero degli incompetenti. Io credo a questo punto che siano invece atti dolosi. E vi voglio fare una promessa: tra le prime cose che faremo quando gli abruzzesi ci daranno la possibilità di governare questa regione sarà rimuovere i direttori generali delle ASL e tutti i dirigenti che queste ASL le hanno accostate.